Farias contro Soliti Idioti. Il punteggio è di 1-0 per Farias. A sorpresa, il calcio di punizione di Vittorio Di Blasio a sbloccare questo match. Calcio di punizione dal limite dell'area. Di Blasio nulla ha potuto. È una succhiata di Moio a cercare il giudice. La palla è per Sansone che intercetta. La palla è come meno tecnico affidato quest'oggi a Marco Cedrola. Buonasera a tutti, dovresti dire. Buonasera a tutti. Siamo molto cordiali. Marco, che ne pensi questo clamoroso vantaggio a sorpresa di Farias? I Farias sono un'ottima squadra. In vantaggio, una grande punizione. Per essere idioti, secondo me, possono almeno pareggiare. Siamo l'azione di Moio in fascia sinistra. Segnalare l'assenza importante oggi di Pizzo Siciliano e del fratello Alberto. La spalla di Moio, quest'oggi doveva fare tutto da solo. Scala! Seguiamo Scala in contropiede. La palla è. La palla è per Massimo. Attacca il portiere, clamoroso. Sarà una Scala positivissimo. Una Scala davvero molto propositivo. Andrà Squillace alla rimessa dal fondo. La palla abbassa per Mazzuca. La palla è per Giudice, che sale dalla difesa centralmente per Moio. Il metronomo del centrocampo dei soliti idioti. Ancora Moio, salta un avversario. Ancora palla al piede, Moio, la mano alto livello. Ancora Moio, la palla in verticale, il corridoio per Giudice, ma non riesce ad agganciare. Partì con il piede dei Farias. Ancora la palla per Mazzuca, che intercetta ottimamente. Ancora vedo Scala, prova a spazzare. La palla è per Castiglia, che prova a servire a sinistra Sanzone. Ancora Di Blasio si destreggia, la palla è per Giudice, che è ovunque quest'oggi. Allarga a sinistra per Sansone. Ancora anche il suo compleanno oggi. La palla, il contropiede dei Farias, clamoroso. Erasmo. Per il contropiede dei Farias, che 1-2, numero clamoroso. Moio esce ottimamente, palla al piede. Vince un rimpallo. Vince un altro, e Pietro Scala si oppone. La faccia sconsa l'altra di Moio, che non ce la fa. Forse siamo per i residui di Moio, decisivi questa partita di oggi. Ancora il Giudice, che si è spostato centralmente da che era difensore. Ora è un centro mediano metodista vecchio stile. Se la memoria ci assiste, no Enzo? Evidentemente è così. La palla per Sansone, che in avanti a cercare Castiglia. La palla che con un rimpallo clamoroso. Se ne Moio si propone. È salito Giudice a destra. La palla è proprio per Giudice. Tocco dietro per Mazzuca. Ottimo dribbling ancora di Mazzuca. Giudice sbaglia tutto il fronte offensivo. La palla è per Castiglia, la girata clamorosa, la parata del portiere di Farias. Vai portiere veloce. Chiama il tempo Enzo Nicolella. La palla in avanti. Sarà rimessa laterale per i Farias in fase offensiva. Legittimo il vantaggio quindi Farias. Scala va. Se la palla allargata, sprecata malamente. Seguiamo l'ultima azione prima di chiudere qui il nostro collegamento. Attenzione, la palla per Moio, il tacco per Sansone. Con attenzione centralmente, il destro! E c'è il pareggio dei soliti idioti. 1-1, auguri di buon compleanno oggi con la marcatura, cioè arriva anche la maggiore età. 1-1 dunque per i soliti idioti, c'è nuova speranza per Capitan Moio. Chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Di Blasio e Moio, migliori in campo della partita, che i soliti idioti hanno vinto 3-2 contro i Farias. Grandissima prestazione per entrambi, cominciamo da te Vittorio, una bellissima doppietta, un po' di rammarico per il finale. Sì, molto, perché purtroppo loro ci hanno battuto sui nervi, penso, perché ci volevamo giocare, però ci siamo disuniti, non avevamo organizzazione nel primo tempo e se non cacciamo la cazzimma succede questo a tutte le partite, anche la scorsa abbiamo visto così. Se non cacciamo un po' di cazzimma, un po' di grinta, penso che tutto quanto finiamo così. Beh, 3 assist oggi, mancava Piggio, però l'assenza non si è fatta sentire, una vittoria per i capelli. No, vabbè, si è fatta sentire l'assenza, sia la sua che quella di Alberto. Perché comunque senza lui ha dovuto giocare Castiglia prima punta, non ci intendevamo bene. Però con un po' di fortuna abbiamo vinto questa partita. Ah, poi voglio fare comunque gli auguri di buon divertimento a Piggio Alberto, che sono a Barcellona a pareare, la faccia nostra. Vabbè, auguri a questa canzone, nuovo acquisto. In gol anche oggi. Oggi compie 18 anni, anche se sembra molto più grande. Vuoi aiutare Tucce? Facciamo un video occulto. Va benissimo, grazie.